cari catechisti dell'ateismo? Rispondiamo all'ateo tuber. Non ce la fate proprio a non offendere il vostro interlocutore, all'ateo tuber. Catechisti dell'ateismo. A non dileggiarlo, non prenderlo in giro, non ateo tuber. Catechisti dell'ateismo. Perculare continuamente. E niente, ci vuole proprio una bella faccia tosta dopo anni di sfottò a fare adesso l'offeso perché ti do del cazzaro dopo che hai fatto il cazzaro. Scarichiamo il documento. Ma bravo, hai imparato a seguire un link. Quello che non hai imparato però è a dare il proprio contesto ai documenti. Andiamo a vedere di che sto parlando. E aprendo il documento alla pagina 321, andiamo direttamente, eccoci qui. Ecco il capoverso che vi sottopongo. Per dare il proprio contesto, invece, non dovresti andare direttamente al capoverso, ma fare quello che ho fatto io nel mio video con Kain. Guarda un attimo cosa abbiamo fatto noi. Due resoconti di due interrogatori fatti rispettivamente il 19 ottobre e il 2 novembre, quindi nel corso di quasi un mese a partire dalla profezia sbagliata. Ecco, quindi prima di andare a dire questo è il capoverso, dovresti dire cos'è il documento che stiamo guardando, qual è il suo contesto, quando è stato scritto e da dove arriva questo paragrafo. Come possiamo vedere qui, il documento da cui arriva, il documento 82 della Selechau, è del 1924, quasi 7 anni dopo i presunti fatti. Mia cugina Giacinta a casa mi disse invece che la signora aveva detto così: convertitevi che la guerra finisce entro un anno. E che cosa succede tra la presunta visione e il 1924? Beh, succede che intanto ci sono stati gli interrogatori che ti ho portato, tra cui quelli avvenuti non solo giorni dopo, ma quasi un mese dopo, il che significa che una volta a casa, Giacinta non ha affatto detto a Lucia queste cose. Le ha ripetute, come le diceva Lucia tale e quali, per quasi un mese, sia Lucia che i preti che le interrogavano. Ma non solo. Va anche detto che nella documentazione non esiste nessuna traccia, nessuna, di Giacinta che dia la versione che sarebbe successo dopo un anno, punto. E va anche detto che nel 1920 Giacinta è morta. Quindi questa barzelletta di nome, l'ha detto Giacinta dopo correggendomi, avviene 4 anni dopo la morte di Giacinta, senza che questa abbia mai e poi mai rinnegato le sue parole, che erano che la guerra finiva quel giorno. Quindi, quantomeno accettate la possibilità che voi stiate sbagliando, che la Madonna abbia dato l'informazione giusta e che Lucia l'abbia fraintesa e Giacinta l'abbia corretta. Quindi c'è la possibilità che Giacinta abbia corretto Lucia? No. Perché la versione di Giacinta, come è documentato, è rimasta sempre la stessa ed era che la guerra doveva finire quel giorno, non in un anno. Riguardo poi l'annuncio, è inutile che insisti, non è mai stato annunciato alcun miracolo del sole. Quello che è stato annunciato, e lo vedi sullo schermo nel resoconto della quinta apparizione, quello che è stato annunciato è che sarebbero apparsi Gesù bambino e Giuseppe. Gesù bambino e Giuseppe, non strane cose a caso del sole delle quali non sapeva assolutamente niente nemmeno Lucia durante l'evento. Dopodiché dovete anche spiegare il fenomeno visibile a tutti. Sei tu che devi spiegare com'è che gente che stava lì presente fisicamente sullo stesso posto in mezzo ai traveggolati non ha visto niente di niente. Questo dovresti spiegare. Perché ci sono persone presenti in quel posto in mezzo alla folla che non hanno visto niente di niente? È per questo che ti do del cazzaro, perché alle argomentazioni non stai rispondendo.
stai solo facendo finta, le stai evitando, dribblandole, ci passi in mezzo facendo lo slalom e cercando solo uomini di paglia che ti inventi tu. Ma a quello che abbiamo mostrato noi alle nostre prove non stai rispondendo. Quello che è accaduto con questo sole che ha roteato vorticosamente, ha cambiato colore illuminando il paesaggio e gli astanti di varie tonalità. Non stai rispondendo al fatto che le testimonianze sono completamente incompatibili tra loro. Non sono compatibili ricostruendo una mega testimonianza buffa che mette tutto insieme. Non si fa così. Se uno ti racconta che ha visto giallo, non puoi dire che ha visto giallo e viola. Se uno ti dice che ha visto viola, non puoi dire che ha visto giallo e viola. Uno ha visto giallo, l'altro ha visto viola, i due colori sono diversi, non era un fenomeno naturale. Punto. Non c'è altra possibilità. Quindi un fenomeno effettivamente straordinario, sono state tentate alcune spiegazioni, magari anche plausibili, non sto qui a discutere. E dovresti anche rispondere del fatto che ti abbiamo portato le prove di un altro evento fondamentalmente identico, in cui però c'erano degli scettici che hanno portato filtri solari attraverso i quali nulla è stato visto. Di quello perché non rispondi? Perché le prove non le puoi nemmeno prendere in considerazione, perché smentiscono completamente questa solenne cazzata.